altro! Vincere! E vinceremo! Non durerà tantissimo il toto allenatore in casa salernitana. Lotito e Mezzaroma hanno fatto trapelare che il nuovo tecnico sarà scelto subito dopo la chiusura ufficiale della stagione, cioè quando la pool scudetto sarà terminata. Pochissime le chance di una conferma per Leonardo Menichini, ci attestiamo sul 5% e forse già siamo larghi. Restano 4 le ipotesi per ora per la sostituzione. La più quotata rimane quella targata Simone Inzaghi. Attenzione però, il tecnico della primavera della Lazio starebbe ricevendo avance dal Sassuolo. Se Di Francesco dovesse infatti prendere il posto di Mihajlovic alla Sampdoria, non è detto che il club nero-verde di Squinzi non possa affidarsi ad un giovane in rampa di lancio quale Inzaghi è. Gli altri nomi? Bisoli, ex Cesena, Boscaglia, artefice del miracolo Trapani, poi esonerato quest'anno, e D'Aversa, che a Lanciano ha fatto davvero molto bene. Ma non sono da escludere nomi a sorpresa, si stanno proponendo quindi tanti allenatori in cerca di riscatto. Gattuso lo ha fatto durante la festa promozione al Vestuti, Torrente a mezzo stampa, di sicuro Lotito chiamerà qualcuno che conosce molto bene. Per la Paganese invece siamo ancora in fase di stallo, per la ripartenza dopo la salvezza ottenuta. Nei prossimi giorni il presidente Trapani dovrebbe incontrare sia il direttore generale Deboli che il tecnico Sottil. Alla base del confronto la possibilità di continuare tutti insieme, anche se la sensazione che il patron non possa mettere dentro uno sforzo economico tale da costruire una squadra, almeno sulla carta di prima fascia. Qualche esperto ci sarà, poi spazio a tanti giovani. E a proposito di questi, la squadra allievi nazionali del club azzurro stellato continua a conquistare successi. Passato il primo turno playoff contro l'Aversa di categoria. Dopo il 3-0 dell'andata, gli azzurrini hanno battuto ancora i casertani al ritorno con il punteggio di 2-1, doppietta di Pirozzi. Per lo staff capeggiato da Natale Mazzeo e per il tecnico Finestra, una grande soddisfazione. Ancora nessuna novità invece sul fronte societario per Cavese e Nocerina. Le voci si rincorrono, ma ad oggi nessuna certezza è data a sapere.